Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono reduce da una nottata insonne, infatti la mia figliola, quella figlia di buona donna, mangia come un facocero e strilla come un'aquila rendendo le nottate veramente da incubo, però a parte tutto sta bene e questa è la cosa che a me dà più soddisfazione. Stamattina siamo usciti per la prima volta col suo mega passeggino, navicella, astronave, insomma è una cosa veramente iper tecnologica e soprattutto è una cosa molto bella e non vi dico nemmeno quanto costa perché ci ho lasciato un occhio della testa, anzi ce l'hanno lasciata i nonni per la verità. Quindi a parte tutto questo non ho ancora trovato il tempo per uscire in bicicletta e credo di riuscire a farlo verso la metà di ottobre, però mi sto facendo un nuovo guardaroba di dotazione tecnica per la bicicletta, per il nuoto e per la corsa. Oggi però non voglio parlarvi di prodotti specifici, ma voglio parlarvi di una tecnopatia molto diffusa nel mondo del ciclismo che riguarda l'articolazione, probabilmente quella più sfortunata tra tutti i ciclisti, ma è anche quella che statisticamente è quella più soggetta a infortuni. Sto parlando dell'articolazione del ginocchio. L'articolazione del ginocchio è una delle poche articolazioni che fanno parte del ciclista che non sono supportate in modo diretto. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'articolazione del ginocchio non è direttamente a contatto con il mezzo, cosa che invece l'anca, grazie appunto alla posizione del bacino che poggia sulla sella, è supportata dalla bicicletta, così come lo è anche l'articolazione del piede, in particolare della caviglia, che sono collegate al pedale. La maggior parte degli infortuni che i ciclisti riscontrano appunto sul ginocchio dipendono dal cattivo assetto del ciclista sulla bicicletta, ovvero la sella e di conseguenza il bacino sono regolati male, il piede e di conseguenza l'attacco piede-pedale sono regolati male. Questa è la causa principale che ricopre circa l'80% di tutte le casistiche di infortunio al ginocchio dei ciclisti. Nonostante quello che ho appena detto, bisogna ricordare però che il movimento rotatorio che il ginocchio fa durante la pedalata è utilizzato molto in ambito riabilitativo e fisioterapico, perché questa rotazione non stressa molto il ginocchio se è fatta nel modo corretto. Quali sono i fattori che determinano una incidenza dell'infortunio sul ginocchio? Beh, prevalentemente lo abbiamo detto, l'assetto sbagliato del ciclista sulla bicicletta, ma anche un'alterazione del carico, dell'intensità e del volume allenante. Sono sicuramente tutti fattori che possono dare una incidenza maggiore all'infortunio sul ginocchio. Fatta questa piccola introduzione, è arrivato il momento di andare a vedere come un assetto sbagliato del ciclista in bici può generare dolore al ginocchio. Per prima cosa andiamo a vedere la sella. Una sella posizionata troppo in alto genererà automaticamente un disturbo nella parte posteriore del ginocchio. Se questo tipo di dolore non bastasse, una sella eccessivamente alta genera un altro tipo di dolore, questa volta al polpaccio, dovuto al fatto che il piede e la caviglia puntano verso il basso per riuscire a raggiungere il pedale nella parte inferiore della pedalata. Stesso discorso non vale soltanto per l'altezza della sella, ma anche per l'avanzamento o per l'arretramento della sella stessa. Una sella troppo arretrata genera dolore nella parte posteriore del ginocchio e soprattutto molti ciclisti percepiscono dolore anche nella zona degli ischio-crurali. Quando invece la sella è posizionata troppo in avanti, il ciclista sentirà dolore nella parte anteriore, nella zona della rotula. Questo perché? Perché il ginocchio andrà a sovravanzare la posizione del piede con un eccessivo sovraccarico della rotula. A questo punto ragazzi è facile capire come un assetto sbagliato in bicicletta possa prima o poi ripercuotersi sulle nostre articolazioni degli arti inferiori. Il consiglio che vi do in questo caso, nel caso in cui anche voi soffriate di problemi alle articolazioni, è di andare da un dottore specializzato nella medicina dello sport, un fisioterapista, un medico sportivo o un ortopedico dello sport, perché solo loro sapranno, in me che non si dica, riconoscere il tipo di trauma e magari darvi anche un ciclo riabilitativo e fisioterapico per risolvere, in me che non si dica, il vostro problema. Bene ragazzi, a questo punto direi che è tutto. Tra poco farò vedere il nome del vincitore del contest, ma più che contest, dell'estrazione. Noi ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento e alla prossima. Ciao!